Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo episodio qui con Europa Universalis 4 e i nostri amici serbi. Serbia che aveva completato finalmente l'annessione dei Dubrovnik di... Sì, vabbè, dai, ho capito, di Ragusa, che ci ha donato oltre 4.000 uomini che abbiamo dovuto segare istantaneamente, anche una galea e una nave da trasporto. Vabbè, qui continua a suonare tutto. Queste ce le teniamo qua, ma le mettiamo in mothball, grazie mille. Allora, qua dovremmo iniziare a tirare su due al mese. Madre santa. Abbiamo pochi rivali. Come rivali abbiamo i Veneti e gli Ungheresi. Possiamo mettere gli Austriaci, i Croati, i Genovesi, gli Ottomani, i Savoiardi e i Papalini. Li sentiamo a favore i Papalini. Ah, un culo. Imparano a metterci come rivali. Papalini che... La vedo inutile una guerra contro di loro, sinceramente, se non per aumentare le pretese dei nostri amici napoletani che non l'attaccheranno mai, immagino, mai proprio. Abbiamo anche una di queste che è in giro, sta facendo 3 potenti 3 noi. Vai, allora. Gli aumenti already located, ok, perfetto. Come discorso di mercanti, ora abbiamo un enorme 5%, che puttana. Ci abbiamo un cazzo, ragazzi, non ci abbiamo niente. Allora, tu fai che potrai trade. Allora, Ragusa ci aumenta di un cazzo. A Costantinopoli ci aumenta di un po'. Vabbè, vai anche tu a Costantinopoli, va. Allora, abbiamo casus belli anche con di loro, quindi allora avevo detto che probabilmente adesso i croati sono accettati. Bene, ottimo. Ah, ok, aumentiamo anche di questo passo con l'amministrativa, che siamo molto avanti. Abbiamo una decisione nazionale, patto di uniformità, che emissione la ristrand più 1, va benissimo, che stiamo già anche andando a fare quello. Giustamente, il missionario qua lavorerà meglio. Allora, avevo detto che probabilmente il prossimo obiettivo sarebbe Venezia. Venezia che è occupata con Milano. Milano, per grazia di Dio, defender against Savoy. Savoia conquista Milano. Potremmo andare ad attaccare loro e forse i Savoiardi non entrerebbero in guerra. Napoli e i Croati entrerebbero, ma i Savoiardi entrerebbero in guerra. Conquista Albania. Allora, Napoli entra se gli diamo delle terre. Che territorio agri vorresti, scusami? Fammi capire una cosa, perdonami. Perché forse non ci siamo capiti. Qui. Corfù! Te la lascio, Corfù, che cazzo me ne faccio? Me ne un'isoletta di merda. No, no, tranquilla, Napoli. Ma no, siamo amici come prima. Siamo amici come prima. Allora, stavamo dicendo, potremmo fare con questa Albania. E noi ci prendiamo l'Albania, magari anche con l'Epiro, dando Corfù ai nostri amici napoletani, che verrebbero. Verrebbero anche i croati. Croati che ci fungerebbero, avrebbero quella funzione di cuscinetto, andrebbero a prendere l'Istria. Noi l'Albania e poi la Dalmazia. I polacchi non vengono perché è una distant war, ma andatevene a pigliare in quel posto. Allora, legge, military armies. Total. Gli ottomani sono inarrivabili ancora, però i polacchi e i lituani stanno messi benino. Venezia ha 26.000 uomini da sola. Ok. Savoia 15.000. Quindi 26, 36, 41. 41.000. Gli altri non li guarda neanche. Noi abbiamo, figa. Napoli che ne ha 12.000, oppure così pochi. I croati ne ha 9 e noi ne abbiamo 13. Puttanaccia, siamo in netta inferiorità numerica. Perché i napoletani hanno appena finito la guerra? 1400, 1504 con Firenze e Austria. E i 6.000 di questi stronzi. Tra l'altro, questi stronzi sono loyal. Sono loyal. Ah, non rompono più i coglioni. Ah, perfetto.
Non credo con la Valacchia. Finita allora. Li facciamo marca. Li facciamo marca. Perché per adesso non mi interessa metterli. Designate March. Saranno felici di questa cosa. Perché non saranno più annettibili da noi finché non gliela togliamo. Molto bene. E dovremmo riuscire a troppare un po' di più. Il tempo qua scorre a velocità 5. Ah, i venti però hanno dei problemi, hanno dei nobili ribelli. Stai vincendo questa guerra? No. No. Adesso? I Knights non me ne può fottere di meno, i polacchi sono degli stronzi che non vengono. Io non sono sicuro, ragazzi, che sia la cosa migliore da fare. Allora, facciamo un forte qui. Io voglio fare un forte qua per avere questo blocco, questo tipo quadrato. Non possiamo fare un forte perché non abbiamo soldi. Vacca puttana. Allora, facciamo una cosa. Iniziamo a impostare quello che forse non abbiamo mai fatto. Noi vogliamo Scoop, vogliamo l'Albania, assolutamente la Dalmazia, l'Epiro. Noi vogliamo questa parte. Vogliamo anche Temes, assolutamente. Così almeno iniziamo a far capire un po' alla gente com'è che si muove, ci muoviamo. Guardate i Veneti cosa vogliono. Pagliacci. Gli austriaci qua, napoletani. Ah, i napoletani hanno mire espansionistiche in Africa e a Corfù. A cagare cazzo a Corfù, vabbè. Allora, noi abbiamo 50 di trust e 19 di favori. Possiamo scendere? No, con loro purtroppo no. Con i croati, quanti favori abbiamo? 13, non possiamo scendere. I polacchi vorrebbero un sacco di parte. Ma la sinistra la vorrei per me, ragazzo. Abbiamo 17, non possiamo scendere neanche con loro. Aumentare un po' il trust, ma sono giochetti, ragazzi. Sono giochetti che possono servire. Il polacco è morto. Ci richiederà di farci il matrimonio. Sto ragionando se è il caso. Tregua finita. Finita. Ungheresi. Gli inglesi non sono attaccabili direttamente, giusto? Nella maniera più assoluta e totale. Gli inglesi li abbiamo attaccati perché stavano difendendo. Cioè, gli ungheresi che sono protetti dagli ottomani non si vede nel cielo né in terra. Che cazzata è? A che livello sono loro all'otto? Quanto ci mancano per arrivare all'otto? Una vita. Una fottuta vita. Ah, ci hanno insultato. Ma perché? Send an insult, via. Stronzi. Morto leader militare. Vabbè, noi come a discorso di leader siamo Despota Petrica Primo Brankovic che non ha nessun erede legale. Bene, quanti anni hai? Sì, vabbè. Quanti anni hai? Scusate il casino. 56. A Nobel Formaus tutti i miei succedono to the throne. Cioè siamo legati sentimentalmente con il croato che vediamo che ti cognome fa Ibrahimovic. Grazie, siamo attenti. Allora, sì, certo, accettiamo. È un problema, ragazzi. Le team stay home, gain military engineer. Oh. Che sarebbe qui, giusto? For defense. Non so come muovermi. Non so come muovermi nel senso che siamo sotto di tanto. Siamo sotto di numero, siamo sotto di tecnologia.
Con i polacchi al nostro fianco non ci sarebbe nessun tipo di problema, ma senza. Fatemi capire, con gli ottomani proprio non si può più fare niente. Solo i polacchi verrebbero. I napoletani non verrebbero nemmeno i croati. Cazzini di merdonio. Ah, eccolo qua! Eccolo qua! L'evento che volevo per smuovere un po' il tutto. Mi girano i coglioni perché. Aspettate, ragazzi, aspettate un secondo. Non ditemi che non lo posso più fare perché sennò mi incazzo come una bissa, eh. Ah, sì, perfetto. Ok. Volevo fare questo perché gli ottomani, sì, vabbè, i polacchi, i nostri validi alleati, ci stanno richiedendo il nostro aiuto contro gli ottomani. Ci butteremo in una guerra contro ottomani, iracheni, tunisini e Hormuz. Ovviamente i polacchi vogliono andare a pigliarsi Istria e altri territori. Probabilmente vorranno scendere fino a Costantinopoli. Io gli ho appena fatto sapere che voglio tutta questa parte. Nel caso ci fosse, vabbè, nel caso ci sia una vittoria schiacciante, i polacchi potrebbero gentilmente concederci qualche territorio. Noi ovviamente accettiamo. E siamo in guerra con gli ottomani. Finalmente qualcosa si muove. Qualcosa si muove, gente. Quindi noi siamo in guerra con gli ottomani. Loro ci distruggeranno le nostre quattro fottute galee del cazzo. Vaffanculo. Vabbè. Vabbè. Quello è il meno dei problemi. Quindi, al discorso di uomini siamo 50.000 fanti, più o meno. 32.000 cavalieri. E 3.000 di artiglieria, di cui 2.000 nostra, cioè praticamente solo noi, contro 38.000 fanti, 27.000 cavalieri e basta. Come flotta sono ovviamente loro predominanti, ma non è quello che ci interessa decisamente. Non siamo co-belligeranti, come anche tutti gli altri. Noi ci prepareremo quindi andare a prenderci i nostri territori, a tenerli per noi. Io voglio prendere assolutamente Uskup, quindi mi muoverò le mie gentilissime armate, adesso le muovo qua, li faccio riprendere, gli do un fottuto leader, che è pure una stella, una merda. Noi andremo in perdita, attiviamo subito le World Taxes. Sperando che qualcuno ci dia una mano, riduciamo l'inflazione, sì, ma Madonna. Riduciamo l'inflazione con 75 punti, sì, la possiamo ridurre è di tanta, di uno solo, vabbè. Comunque, nel prossimo episodio, ragazzi, finalmente entreremo nel clou, nel vivo di questa campagna. Siamo contro gli ottomani, ci hanno chiamato dentro i polacchi, ma va benissimo così. Vedremo come andrà a finire. Restate sintonizzati, per farlo dovete iscrivervi e cliccare sulla rotellina che trovate di fianco all'iscrizione per attivare l'avviso che vi arriva tramite applicazione o in altro modo sui vostri devices. Quindi nulla, mettete un bel like per darmi supporto contro gli ottomani, lasciate un commento, consigliatemi come muovermi in questa guerra che è la finalmente prima di importanza fondamentale per la campagna. Siamo nel 1500, nuovo secolo, partiamo subito così. E appunto, come ho detto prima, iscrivetevi per non perdere nulla, nulla, nulla di questo canale, soprattutto di questa guerra. Ci vediamo nella prossima puntata, ragazzi. Ciao!